Siamo in un angolo molto suggestivo, recentemente ristrutturato, che rappresenta uno degli spazi delle scuderie del Palazzo dei Marchesi d'Esterlik, qui a Castilenti, in provincia di Teramo, a un passo da Pescara in realtà. Qui ci sono, come vedete intorno a noi, tantissimi ricordi del territorio, soprattutto legati al vino. Qui sono ospitate anche gran parte delle cantine dell'azienda agricola San Lorenzo, ma soprattutto qui a un passo da noi oggi si parla di un master plan dedicato alla viabilità di tutta la Valfino. Diversi comuni, tra cui Castilenti, che è anche capofila di questo progetto intitolato proprio Città Valfino, si sono orgogliosamente fatti conoscere al grande popolo televisivo perché oggi un progetto è stato finalmente approvato. Le strade tornano a nuova vita. A Castilenti oggi possiamo dire davvero di essere sulla buona strada. Palazzo d'Esterlik ospita questo incontro che ha una definizione molto esplicativa: Master Plan Viabilità sulla buona strada. La città Delfino, città Valfino, che raggruppa in realtà diversi comuni con Castilenti comune capofila, oggi è soddisfatta. Due ricorsi, alla fine chi la dura la vince. Luciano Monticelli, consigliere, che è in prima linea in questa operazione. Ma i due ricorsi non erano previsti, in quanto chi amministra, amministra per e non contro. Ci siamo trovati nella strada questi due ricorsi che francamente il territorio non merita, perché comunque si tratta di interrompere un certo percorso, un certo processo. E quando due anni fa D'Alfonso, il mio presidente, mi indicò come facilitatore di quest'area interna, noi individuavamo subito una problematica che era quella delle strade, perché è un territorio che merita, perché va da Arsita fino al mare, c'è necessità di portare il turismo enogastronomico, di coloro i quali vogliono fare una visita al Museo del Lupo che tra pochi giorni riaprirà, perché ci sono tante cose, il Santuario di San Donato a Castiglione, tante cose, c'è un percorso bellissimo anche per chi ama la mountain bike. E quindi però non si arrivava perché le strade erano... Così abbiamo iniziato un percorso, abbiamo presentato uno studio di fattibilità. Nel frattempo arriva i finanziamenti del master plan. Ricordo maggio del 2016 l'allora presidente Matteo Renzi firma i tanti progetti, 77 progetti, e uno anche per il master plan della Valfino. Qui copre un cuba circa 8 milioni e mezzo di euro. E noi abbiamo fatto di tanti rilievi insieme anche ai sindaci, perché hanno deciso i sindaci di Erice, Castilenti, Montefino, Arsita, Castiglione, e per decidere dove intervenire, dove c'erano le problematiche. Lo hanno fatto con la massima responsabilità, con il massimo coordinamento. Oggi presentiamo, ripeto, avremmo potuto fare questa cosa qui già 8 mesi fa. Purtroppo chi un po' tra i contraristi che vedono questa possibile soluzione un qualcosa che non va bene a chi fa politica solo per contro, e quindi ci sono stati questi due ricorsi che, ripeto, il comune di Castilenti ha vinto senza discutere, perché erano infondate, e oggi presentiamo, grazie a chi ha vinto questa gara d'appalto per la progettazione, dove si interverrà. 8 milioni e mezzo non sono poche, sappiamo tutti come sono le strade della provincia di Teramo e dell'Abruzzo. Tra qualche settimana credo che sarà pronto il progetto preliminare e si provvederà poi successivamente alla gara d'appalto. Guardate, però 8 milioni e mezzo non servono solo per rimettere l'asfalto sulle strade, per le buche, serve anche, il master plan lo contempla e anch'io ci sto lavorando su questo, che queste comunità, le sedi della Valfino, si mettono insieme anche per le prospettive future. E fortunatamente abbiamo individuato, entro dicembre firmeremo l'accordo di programma quadro con la strategia nazionale delle aree interne, dove individua nella Valfino un'area da poter finanziare altri tipi di progetto.
Andremo a esplorare insieme a Raffaele Di Gianluca della Promedia SRL, che è lo studio incaricato del progetto, anche quelle che sono le prospettive al momento sulla carta, ma che verranno poi messe sul campo letteralmente. Dentro il 2019 dovrebbero essere completati i lavori. Siamo ottimisti su questo fronte perché c'è grande volontà anche da parte dei sindaci. Il sindaco di Castilenti poco fa ci raccontava con entusiasmo dei progetti per questo territorio, e già il fatto che abbiano deciso di chiamarsi tutti insieme questi comuni Città Valfino vuol dire che c'è una reale unità di intenti. Ma è l'unica alternativa: se vogliono sopravvivere, vogliono vivere, vogliono avere progettualità futura, si devono solo mettere insieme, perché da soli non si va più da nessuna parte. Quindi io ritengo che il campanile sia una cosa molto produttiva, molto importante, ma se i campanili li mettiamo in rete, allora funziona molto meglio. Vedete, questo è un territorio che non ha nulla meno delle altre realtà. Come detto prima, si arriva dal Gran Sasso, perché Arsita è luogo dove c'è il Museo del Lupo, dove nasce il Fino, dove c'è il Monte Coppe, siamo sotto al nevaio del Gran Sasso, dove sono prelibatezze come il Coatto, ma a scendere abbiamo Bisenti col Montonico, abbiamo la cioccolateria Centini che è un ottimo cioccolato, per non parlare poi di Castilenti e San Lorenzo, che qui vedete una bottega molto importante. Ci sono realtà importantissima, ma come ho detto prima bisogna fare sistema, e su questo noi stiamo lavorando. Grazie per il momento a Luciano Monticelli, che è impegnatissimo in questa giornata, quindi lo lasciamo tornare ai suoi lavori. Il primo cittadino di Castilenti, Alberto Giuliani, è orgoglioso e sorridente in questa giornata, perché non soltanto la cornice che ci ospita oggi è splendida ragione di orgoglio, perché l'avete recuperata con grande volontà e con bellissimi risultati tra l'altro, ma mi stava illustrando come tutto il territorio di Castilenti stia riprendendo vita piano piano, perché gli stessi residenti, dai più giovani fino ai più anziani, che erano già motivati, però bisogna anche avere un vivaio di energie, stanno collaborando per questa ricrescita. Ci sono degli sprazzi di colore, ci sono nuove strutture, strutture in recupero, questa è stata già in grandissima parte recuperata. Castilenti ha voluto meritarsi il ruolo di capofila, quindi. Io spero di sì, che Castilenti se la sia meritata, e poi diciamo che anche gli altri partner in questa iniziativa hanno chiesto a noi di essere comune capofila. Io spero di non deludere le aspettative di nessuno, perché è un ruolo importante, perché come diceva anche il consigliere regionale Monticelli, che ringrazio, perché se certe cose si fanno è perché la politica ci crede, crede anche in questi piccoli centri sperduti, abbandonati, dove è pure difficile arrivarci. È difficile arrivarci per la viabilità, perché comunque siamo centri isolati, siamo centri considerati dell'entroterra abruzzese. Come ripeto, spero che non deluderemo le aspettative né dei nostri partner, gli altri comuni partner, né della regione, né delle due province, quella di Pescara e quella di Teramo, né dei nostri concittadini. In questo progetto ci credono tanti, la viabilità l'avete vista pure voi venendo qua, come è ridotta veramente ai minimi termini, noi abbiamo bisogno di ricostruirla totalmente. E poi che dire, Castilenti è veramente un gioiellino, ma non perché l'amministro io, l'amministra l'amministrazione che sta con me e gli altri componenti della giunta, è perché noi abbiamo trovato tante strutture quando siamo arrivati. Io sono stato rieletto pochi mesi fa, ma ero stato eletto la prima volta nel 2013, all'epoca trovammo parecchie strutture purtroppo che erano state realizzate, che però non erano state mai aperte, o purtroppo si trovavano in uno stato di abbandono. Abbiamo tentato di riutilizzarle tutte, ci siamo riusciti, oggi non abbiamo più una struttura che sia cosiddetta abbandonata, e l'esempio è questo splendido palazzo, questo è il palazzo dei Marchesi d'Esterli, che qua siamo nelle scuderie, che una volta oltre ad essere scuderie erano cantine. Come vedete, questo è il biglietto da visita di Castilenti, ma non solo dell'azienda che poi ha affittato questa location, che non solo l'ha affittata, ma ci consente a noi come pubblica amministrazione ogni volta che abbiamo necessità di farci eventi, concerti, dibattiti, e di aprirla al pubblico, perché questo è un bene che deve essere vissuto da tutti. Così come anche altre strutture che avete in progetto, qualcosa è stato già fatto come ricordava, dalla moda alla scuola allo sport, si riesce a utilizzare e a far conoscere il territorio, perché noi abruzzesi, diciamocelo signor sindaco, troppe volte, per troppo tempo ci siamo un po' crogiolati sull'enogastronomia, che va benissimo, sì. E c'è un vanto importante, giusto,
Ma non c'è soltanto questo, c'è anche la professionalità, c'è anche il talento, c'è anche, ripeto, il design, c'è anche l'attività sportiva che è fatta poi tra le colline, all'aria aperta, diventa qualcosa di meraviglioso, le ciclovie, le ippovie, ci sono tantissime altre cose. Ma aggiungo a quello che dice lei giustamente, che condivido appieno, Castilenti, anche se il biglietto da visita di Castilenti è la natura, è la storia, è l'arte, sono le cantine, ci sta una tenuta agricola che è enogastronomica, una delle più grandi d'Abruzzo, circa 250 ettari a corpo unico, e quando si visita quell'azienda sembra di stare veramente in Toscana. Questo è un vanto, è il fiore all'occhiello di Castilenti, ma Castilenti, e io sono anche per lavoro, perché questo faccio, io lavoro in una grandissima industria italiana, forse una delle prime in Italia, non la posso nominare per non fare pubblicità, io credo molto anche nell'industria. Castilenti ha circa 1000 addetti, ha fabbriche che esportano in tutto il mondo, c'ha una zona industriale viva in continua crescita, dove arrivano progetti di investimenti, di nuove aziende. Certo, con questo non voglio dire che noi non facciamo fatica, o che gli imprenditori non facciano fatica, di fatica ne fanno molta, però qua c'è il terreno fertile per investire e per avere poi risultato. Noi abbiamo ampliato con una recente variante al piano regolatore delle aree produttive, abbiamo ampliato la zona industriale, mettendo in poche parole a reddito e a frutto tutta la zona pianeggiante di Castilenti, che poi confina anche con la provincia di Pescara, da quale noi traiamo, diciamo, linfa, perché siamo collegati benissimo con l'uscita dell'autostrada di Pescara Nord. Oggi a pranzo in questa location c'era un'azienda farmaceutica di Shanghai. Voi dite, ma a noi abruzzesi che ci importa di Shanghai? Eppure ci importa, perché comunque i cinesi, se sono arrivati dove sono arrivati, sicuramente le skill ce l'hanno, le potenzialità ce l'hanno. Noi, una volta loro imparavano da noi, oggi noi dobbiamo imparare da loro e capire insieme come fare sinergia. Per il momento complimenti a voi, continuate a coltivare le giovani leve, le nuove generazioni, perché saranno il futuro più bello che possiate immaginare. Noi abbiamo dei bei progetti su Castilenti, io non vi nego che faccio anche il sindaco, perché comunque per amministrare un paese così piccolo bisogna anche lavorare. Io sono un impiegato di una compagnia petrolifera molto grande, come dicevo prima, faccio anche il sindaco, ho deciso di vivere, di rimanere a Castilenti, anche se egoisticamente parlando mi avrebbe fatto più comodo vivere da un'altra parte, che ne so, Pescara, Teramo, o una città più grande, più comoda pure da raggiungere. Ho messo le radici qua, a questo paese ci tengo, dico a tanti giovani, anche se oggi fate fatica, rimanete a vivere a Castilenti, vivete il territorio, ma non solo quello di Castilenti, ma dell'intera Vallata del Fino. E non solo, qua abbiamo dei progetti molto ambiziosi, tipo la ristrutturazione e la risistemazione definitiva dell'ex industria tessile di Valfino. Oggi non è solo un progetto, è un grandissimo sogno, però non posso essere l'unico a sognare. Dobbiamo essere tanti, perché quello è un sogno che, se si realizza, potrà essere la sistemazione per tanti giovani, non solo per quelli del posto, ma ne potrebbe attirare veramente tanti da tante altre parti d'Italia. L'industria manifattura del filato, del cotone, del fason è nata qui, è nata anche qui. Negli anni 70 la provincia di Teramo veniva definita la piccola Svizzera d'Italia. Noi dobbiamo ricominciare da quello che eravamo. Ci sono tante competenze, tanti lavori che non dovrebbero andare perduti, ma dovrebbero essere ripresi. Solo che non ci devo credere solo io, dobbiamo essere in tanti a crederci, perché le potenzialità ce l'abbiamo. A Castilenti l'assessore con delega alla viabilità, quindi perfettamente a suo agio in questa conferenza, incontro con la cittadinanza e con il territorio, è Filippo Antonelli, che, sorridente, sembra non veder l'ora di iniziare questa trafila. In realtà siamo ai preliminari, questa è una presentazione del progetto. Sì, sicuramente. È l'inizio, per noi è un inizio, però ci crediamo fortemente e quindi vediamo quasi la fine. Io sono fiducioso, grazie alla Regione, nello specifico al Presidente e al Consigliere Monticelli. Questo progetto, noi come Comune Capofila praticamente siamo impegnati, ci crea sicuramente tanto impegno. Però questa è una sfida che vogliamo proprio portare avanti per tutta la Vallata del Fino e non solo. Io, come diciamo assessore alla viabilità, sarà l'impegno primario proprio che sarò lì vigile affinché il lavoro procede, va avanti
dobbiamo stringere i tempi, quindi dobbiamo correre tanto, perché la viabilità attualmente è in condizioni pessime e la richiesta è di tutta la collettività, quindi di tutti quanti gli utenti, ma è lo è anche mio, perché io vivo qui e quindi comunque come utente pure io non ne possiamo più, quindi dobbiamo accelerare. Raffaele Di Gianluca rappresenta qui la Promedia SRL, che è lo studio incaricato di questo progetto, un master plan. Siamo la capogruppo di Onati, un'associazione temporanea di imprese, per, ci siamo aggiudicati la gara della realizzazione di questa viabilità della Valfino. Che non è un'impresa semplice, non soltanto perché unisce diversi comuni che vanno dalla montagna fino alla costa, ma un territorio che ha una lunga storia, relativi disagi legati a questa lunga storia e un periodo di trascuratezza che nei comuni dell'interno è stato, ahimè, inevitabile in tantissime parti d'Italia. A me piace dire che questo progetto ha in sé una serie di elementi molto positivi per il territorio, a iniziare dal master plan, perché nella visione credo che sia uno dei pochi esempi in Italia di una programmazione complessiva del territorio. Certamente ci è voluto qualche anno per cominciare a vedere i risultati, però stanno arrivando ed è significativo. Questo è il primo tassello di una serie di interventi a livello infrastrutturale, ad esempio, molto importante. Credo che solo per la provincia di Teramo ci saranno oltre 106 milioni insomma, di euro. E da una parte, dall'altra questo comprensorio Valfino, questi comuni che si sono consorziati in sostanza per gestire il proprio territorio e quindi attivare questi finanziamenti, è una cosa molto significativa, in quanto la singola entità comunale non riesce più a dare le risposte ai propri cittadini, quindi l'aggregazione. Noi siamo il paese dei campanili, no? Quindi, però l'aggregazione sotto l'aspetto amministrativo, in funzione di quelle che sono le complessità delle procedure, no? Per l'ottenimento dei finanziamenti, ormai è una strada obbligata, non si torna più indietro. E quindi abbiamo queste due eccellenze, da una parte una programmazione regionale importante nella sua natura unica in Italia, credo, e dall'altra questa, che ha fatto anche da stimolo l'aggregazione di questi comuni attorno a dei progetti, e questo ne è uno, immagino, dei tanti che poi verranno sulle altre linee del master plan. Voi partirete dal recupero delle strade esistenti, probabilmente a livello turistico si considereranno anche sentieri trascurati che verranno riaperti, magari ciclovie, ippovie, ma c'è anche la possibilità di realizzare qualche ramo aggiuntivo all'attuale viabilità? Allora, questo progetto non ha queste ambizioni, purtroppo. Questo è un progetto che va a sistemare emergenze e ne sono tante, come anche il mio commista sa, perché regolarmente sono proprio le emergenze che sono drammatiche, sia per l'accesso ai territori sotto l'aspetto turistico, sia per la sicurezza della viabilità, che è un'emergenza in tutta Italia. Io frequento Roma, nonostante qualcuno dica che non ci sono buche, ma in realtà ci sono dei crateri, no? Quindi, ma questo è un problema un po' nazionale. L'unica è la Sardegna, perché è un territorio granitico, quindi non ci sono smontamenti. Noi abbiamo le argille che tendono a muoversi e purtroppo tanti dissesti è dovuto proprio alla natura argillosa del nostro territorio, che poi dà anche quelle bellezze che sono i calanchi. Per il momento grazie, seguiremo naturalmente i lavori strada facendo nei prossimi mesi, nei prossimi anni, sperando. Quello che volevo aggiungere per la specificità di questo progetto è che ci sarà una piattaforma web che consentirà al cittadino di seguire l'evoluzione e l'avanzamento dei lavori, e questo poi verrà opportunamente pubblicizzato. Inoltre ci sarà uno strumento innovativo che è il BIM, no, che è il Building Information Modeling, però in questo caso sul solidi stradali si applicherà, che poi servirà per una gestione corretta e informatizzata di quelle che saranno le manutenzioni future. Questo era per raccontare un po' la specificità
del progetto che andremo a fare. Insomma. Fatto bene a specificarlo, perché il cittadino abituato al web è molto curioso e in questo modo voi riuscite a prevenire e anticipare anche delle domande. La piattaforma aziendale che metteremo a disposizione dell'amministrazione per mettere a disposizione ai cittadini una serie di documenti per la trasparenza, quelli, e anche proprio sotto l'aspetto delle immagini, dei filmati, l'avanzamento dei lavori. Grazie a lei e buon lavoro. È un produttore di vino e anche altre cose, olio, patata turchese, cereali, tutto in biologico. Vini e vino cotto, tutti i vitigni autoctoni abruzzesi, non ho un vitigno internazionale fino adesso. E vino cotto, dunque il vino cotto è un prodotto antichissimo, hanno radici da quando si faceva vino cotto. Qua al paese, nelle zone interne, il vino cotto era una tradizione, si faceva per tantissimi motivi, sia per mantenere un po' di più il vino normale, che non c'erano tutta la chimica che c'è adesso, si faceva anche per quando nasceva un bambino mascio, si faceva un carratello, circa 120 litri, il cosiddetto carratello, che poi si prendeva, maschio o femmina, prima diciamo i figli, si prendeva quando si sposavano. Non ci sono solfiti, non c'è niente, molto appena spremuto si mette a bollire. C'è una riduzione del 65-70% per fare il vino cotto. Dunque un locale del 700 con un paiolo in rame murato, in muratura molto bello, che risale al circa metà del 700, noi lo facciamo ancora in quel locale. E tutti avevano questo locale dove faceva il vino cotto, dunque è una cosa. Annate abbondanti, magari non c'era più posto per mettere il vino, si riduceva e si faceva il vino cotto, non è che si buttava l'uva, adesso le botte si facevano in cantine, si era tutto di legno, non è che si andava a comprare, dove vai a comprare la botte? La devi costruire, dunque. Come si abbina il vino cotto? Il vino cotto si abbina un po', diciamo, con i dolci come dessert, con formaggi, ma principalmente una volta si beveva il vino cotto la mattina a digiuno, quando era la trebbiatura, quando era la mietitura del grano. Anticamente si beveva la mattina, si cominciava alle 4, 4:30 in campagna, si beveva la pagnottella e il vino cotto, quello era lo sdiuno. Patrizia Corradetti è attualmente uno chef, una cuoca del ristorante Zenobi. Questa attività l'ho iniziata io, diciamo, nel 1994, quindi sono esattamente 24 anni che sto dentro una cucina. Io ho iniziato e non sapevo fare manco un sugo,
però mi ha accompagnato per i primi 4-5 anni mia mamma, che era una grande appassionata di cucina, ma era solo una cuoca di famiglia, però è sempre stata bravissima in cucina. Mi ha accompagnato lei e abbiamo iniziato facendo una cucina di casa. Mi ha aiutato molto la scenografia naturale che c'è in questo posto, e io ho imparato prima di dire a mia madre, poi ho imparato studiando. E non conoscevo, da marchigiana, perché io sono di Offida, e mia madre è marchigiana, da marchigiana non conoscevo anche se sono in Abruzzo dal 1969, non conoscevo la cucina abruzzese. Allora, la tradizione è quella, è l'impostazione. Io in alcuni piatti della tradizione ho cercato un pochino, con l'esperienza negli anni, ho cercato un po' di alleggerire magari certi piatti. E nella mia cucina non c'è un prodotto di cui non si conosce la provenienza. La capra sì, viene cotta dovunque, in Abruzzo, in Italia, nelle varie maniere. E io ho avuto anche la fortuna di incontrare il professor Francesco Galliffa, che è uno studioso ed un cultore della cucina, della civiltà contadina e della cucina contadina. E ha fatto un libro sulla capra. E io, leggendo questo libro, ho iniziato a cucinare. La capra alla neratese è uno di quei piatti che prende il nome dal paese in cui veniva consumato. Altri piatti prendono il nome da chi l'ha inventato, altri piatti dagli ingredienti, compagnia. Questo è uno di quei piatti che ha una denominazione territoriale, come lo stoccofisso da Porropolese e così via. Devo dire subito che oggi non è un piatto che si mangia soltanto a Nereto, ma è diventato un piatto a livello di vallata, quindi di un piatto che investe un territorio molto più ampio di quello in cui è nato, come succede a tanti altri piatti della tradizione. E ti devo dire che mi è venuta veramente bene dai primi momenti, perché è come se mi ci fossi appassionata e dico, io la devo far bene perché devo mettere questo piatto nel menù, perché in qualche cosa, la zona, in qualche piatto questa zona deve essere caratterizzata. È uno stufato. La carne di capra può essere preparata in pochi modi: lessa, stufato, in brodo, poco arrosto, deve essere una capretta giovane a farla arrosto, la capra vecchia. In Sardegna, in poche altre parti, la fanno arrosto. Gli ingredienti che accompagnano questa carne sono i peperoni, la cipolla e il garofano e uno schizzo di pomodoro. Il segreto è la cottura di 3 ore circa, lenta, e la preparazione della carne, che è diversa secondo le usanze dei massai. Qualcuno la mette a marinare nel vino rosso il giorno prima, qualcuno la lascia semplicemente sotto l'acqua corrente per l'intera nottata. È un piatto delicato, leggero, perché nella lunga cottura di cui questa carne ha bisogno della grande attenzione, e lo perde e acquista questo sapore che l'abbinamento, secondo me, che gli dà il tocco a questa carne, il peperone. Questo piatto nasce in un paese in cui non c'era una capra. Noi sappiamo che la capra alla neratese era già un piatto di fine 800, però presumibilmente è nato pure prima. Come? Boh. Forse anche questo è legato alla transumanza. Passando da queste parti, i pastori, in cambio di provviste per i loro trasferimenti in Puglia, avevano lasciato qualche capra vecchia o azzoppata, dando anche istruzione agli abitanti del paese come cucinarla.
Un'altra ipotesi può essere che Nerete era un centro in cui si svolgevano tantissime fiere e dai Monti della Laga probabilmente insieme alle pecore e altri animali portavano a vendere anche le capre. Ed è un orgoglio per Nereto, per la Val Vibrata, anche per me personalmente, per il ristorante, è veramente un piatto apprezzato.